Adesso spiegherò un'altra poesia del Canzoniere di Petrarca. Si tratta del sonetto 35, anche questo nella prima parte del libro, ovvero nelle rime, In vita di Madonna Laura. Si tratta di una poesia in cui Francesco Petrarca sostiene, ci racconta di andarsene a perdersi nella natura in cerca di luoghi deserti, dove soltanto la natura sarà testimone di ciò che lo affligge, perché ciò che lo affligge lo rende ridicolo per le altre persone. E soltanto nell'ultima parte della poesia scopriremo che ciò che appunto gli procura vergogna è l'amore, l'amore ovviamente per Laura, l'oggetto d'amore di Petrarca in questo libro, che è una sorta di diario sentimentale che dura quasi una vita nei confronti di Laura. Prima andiamo a leggere la poesia e poi passerò a spiegare punto per punto le particolarità. Allora, solo e pensoso, i più deserti campi, vo' misurando a passi tardi e lenti. E gli occhi porto per fuggire intenti, ove vestigio umano l'arena stampi. Altro schermo non trovo che mi scampi dal manifesto accorger delle genti, perché negli atti d'allegrezza spenti, di fuor si legge com'io dentro avanti. Sicch'io mi credo mai che monti e piagge, fiumi e selve sappian di che tempre sia la mia vita che è celata altrui. Ma pur sia aspre vie, né sì selvagge, cercar non so che amor non venga sempre, ragionando con meco ed io con lui. È una poesia bellissima che è caratterizzata dal punto di vista stilistico da una serie di coppie di sostantivi e coppie di aggettivi. Spesso e volentieri le coppie di aggettivi costituiscono una sorta di dittologia sinonimica, ovvero sono aggettivi che sostanzialmente hanno lo stesso significato, ma appaiono appunto in coppia. Ci sono anche alcuni enjambement e la sorpresa finale dell'amore personificato. Lo schema metrico è ABBA, ABBA, CDE, CDE, quindi abbiamo le prime due quartine a rime incrociate e poi le terzine che sono lo stesso schema di tre rime ripetute due volte. Il componimento, che prende titolo appunto dal primo verso della poesia stessa, solo e pensoso sui deserti campi, ci porta in prima persona dalla prospettiva del poeta che va nascondendosi per evitare che si scorga l'amore che in lui è palese e che gli dà vergogna. Un po' la tematica che era stata annunciata anche in voi che ascoltate in rime sparse il suono e che è stata ripetuta molte volte finora. Solo e pensoso i luoghi più deserti, campi sarebbe un territorio generico, vo' misurando a passi tardi e lenti. Ecco una dittologia sinonimica. Tardi e lenti ha più o meno lo stesso significato. E gli occhi porto per fuggire intenti, qui l'ordine naturale, diciamo, della lingua italiana viene invertito, è una sorta di licenza poetica, quindi porta gli occhi intenti a fuggire nel luogo dove vestigio umano, cioè un'impronta umana, l'arena stampi, bellissimo tra l'altro, cioè lasci l'impronta sulla sabbia. Vediamo anche che tra il verso 1 e il verso 2 c'è un enjambement, cioè continua sintatticamente la frase senza interrompersi alla fine del verso. Passiamo alla seconda quartina. Non trovo altro schermo, cioè un altro rifugio, un'altra soluzione, che mi scampi, cioè che mi eviti, dal manifesto accorger delle genti, cioè dal fatto che le persone si accorgano con chiarezza come io mi sento. E poi ci spiega perché. Qui c'è un altro enjambement, tra parentesi, tra il verso 5 e il verso 6. Scampi dal manifesto accorger delle genti. E ci spiega il motivo, perché negli atti privi di allegria, fuori, da fuori, si legge come io dentro avanti, come io bruci dentro.
ovviamente è un'allusione alle fiamme d'amore che lo affliggono. Nelle terzine invece ci spiega perché lo fa. Cosicché io penso ormai che monti e piagge e fiume e selvi, qui c'è una sorta di accumulazione, e un altro enjambement perché è collegato il verso a quello successivo, sappiano di che tempo, cioè di che tipo, sia la mia vita che è celata, cioè nascosta agli altri. E poi riflette che è tutto uno sforzo inutile perché il suo problema lo segue. Ma pur, tra l'altro, un po' quello che succede nel sonetto 1, c'è questa avversativa che contrappone l'ultima terzina ai versi precedenti. Ma anche se così aspre vie e così selvagge non sono capace di trovare che l'amore. Amore con la maiuscola, quindi l'amore personificato, è una personificazione, appunto, non venga sempre parlando con me e io con lui. Quindi l'amore lui continua sempre a portarselo dietro in ogni momento, della sua fuga dalla civiltà per evitare che le altre persone, si rendano conto che lui è innamorato. E come sappiamo, è innamorato senza speranza. Innamorato senza avere un premio affettivo di qualunque tipo.